per Notizie d'Abruzzo, siamo a Pescara in compagnia di Riccardo Padovano. Allora, l'UDC è nel centrodestra. Insieme a Pescara Domani. Tutti sanno che io fino a 15 giorni fa ero candidato sindaco per la città di Pescara con una lista civica Pescara Domani. In mio appoggio veniva anche l'UDC. Poi avevo anche accennato che se si trovava un sindaco che aveva intorno una coalizione che lo sosteneva, che forse poteva avere più chance da parte di me, avrei detto che avrei fatto un passo indietro. Questo lo abbiamo fatto sabato nella conferenza stampa. Non sono riuscito a capire, tenga conto che sabato c'è stato un incontro a livello nazionale in cui Berlusconi ha sancito l'alleanza con l'UDC a livello per le elezioni europee, e quindi francamente l'uscita che c'è stata sulla stampa, le cose che ho letto sulla stampa mi hanno un po' fatto rimanere un po' male. Ma se noi siamo delle persone che non siamo graditi, non c'è problema, probabilmente faremo una nostra campagna elettorale, ma io credo che questo debba essere pure una questione che deve riguardare il sindaco Carlo Masci, perché noi questo accordo lo abbiamo siglato con il candidato sindaco di Pescara. Quindi noi ci aspettiamo che il sindaco Carlo Masci e la sua componente politica dica se quello che noi stiamo dicendo è vero o non è vero. Invece parliamo di programmi per Pescara da parte sua e da parte dei suoi colleghi dell'UDC. Beh, io per Pescara ho le idee molto chiare. Sulla città di Pescara va fatto subito, va messo in piedi l'attivazione adesso per quanto riguarda le tre cose fondamentali: il waterfront del porto di Pescara. Quando dico waterfront mi riferisco alla nuova realizzazione dei porti, mi riferisco alla parte retrostante del porto di Pescara, un pala eventi che possa essere un punto d'incontro per la città per l'intero comparto Abruzzo, un discorso sulla viabilità che non tenga conto soltanto della città di Pescara, ma che tenga dentro la città le cittadine limitrofi, Spoltore, San Giovanni d'Adino, Francavilla, Montesilvano, perché no anche Silvi, visto il nuovo ponte di collegamento, quindi in mobilità che a 180 gradi. Territorio, aree di risulta, mi auguro che noi adesso andiamo in consiglio comunale e mandiamo a casa questo obbrobio di progetto sull'area di risulta. Centro commerciale naturale all'aperto, aeroporto di Pescara, stazione ferroviaria di Pescara Porta Nuova, infrastrutture turistiche, rigenerazione urbana, consentire ai proprietari delle case di fare un piano di rigenerazione urbana, così come è stato fatto a Terni, a Rieti, a Perugia, in tante piccole città dove l'edilizia ha ritrovato la sua giusta dimensione, un reinvestimento sulle attività edilizie. E in aggiunta a questo una realtà che non ha ancora messo in piedi Pescara è creare la cittadella dello sport, che sicuramente non può essere lo stadio a San Silvestro Spiaggia. Una città dello sport comprende lo stadio, l'antistadio, palazzetto dello sport, una bella piscina nella città di Pescara, e tutto il resto si deve tenuto conto che noi abbiamo all'interno di quell'area uno dei mercati ambulanti più importanti d'Europa. Bene, un programma ambizioso, ringraziamo Riccardo Padovano, insomma in bocca al lupo per tutte queste iniziative. Il mio programma da sindaco. Grazie a lei.